Voleva essere uno strumento. Punto F. Attraverso Francesca R. 11 giugno 2023. Michelle. Lo strumento voleva essere uno strumento. Ah. Diverso. Mm. Bell'io. Per quello parlo più della fenomenologia che dell'insegnamento. Il problema è il tipo di fenomenologia, dato che lo strumento a un livello vibratorio di un certo tipo appariva una certa fenomenologia. Quindi esisteva una certa fenomenologia che era genuina, peraltro. Sì. Ho capito. Però non sempre. Doveva essere considerato da te importante. Quella era la sua... È uno strumento che ha una grande capacità di io. Quindi ciò che passa attraverso quel tipo di strumento non è facilmente sempre governabile. Ho già detto che era uno strumento di io. Non devo aggiungere altro. Ho capito. Negativa. Ricordati sempre che l'accezione negativa è privazione di amore, di conoscenza. Sì, certo. Quindi, quando uno strumento è posseduto da un grande io, è facile che l'apertura alle entità che passano siano similari alla sua capacità vibratoria, anche se questo non vuol dire che sia uno davanti a uno strumento sempre finto, ma il fenomeno che si presentava era vero nella sua accezione. Grazie.